Ciao Daniele, Buonasera, ciao a tutti. dammi ovviamente del tu, ti ringrazio di aver partecipato a questa chiacchierata tra di noi. Io sto un po' facendo questa serie di interviste con voi ragazzi per provare un po' ad affrontare non solo il mondo chiaramente dei videogame, ma anche un po' sotto un'ottica diversa, quello delle nuove professioni. E vorrei partire, se posso, da una dichiarazione che hai rilasciato in un'intervista. Tu con molta autorevolezza hai detto: sì, sono un atleta, gioco ai videogame. E questo, diciamo, in questo canale non suscita tanta attenzione, al di fuori invece ha suscitato un po' di clamore. Tu ti definisci un atleta sotto tutti i punti di vista? Sì, mi definisco un atleta perché in realtà sono stato anche un calciatore, quindi ho giocato tanti anni a calcio e ho potuto, diciamo, capire le differenze che c'è tra uno sport magari fisico e uno sport più mentale. Quello di FIFA, nel mio caso, è uno sport ovviamente e-sports molto mentale, dove si pensano veramente tantissime azioni in pochissimo tempo. Quindi la stanchezza che c'è a livello mentale fa sì che mi fa dire che è veramente un e-sports che per me è uno sport, perché comunque c'è uno sforzo non fisico ma mentale molto molto importante. Quante ore al giorno ti alleni, se posso chiedere? Se ti posso chiedere anche di fare un parallelismo, visto che abbiamo la fortuna di averti qui e che tu ti sei allenato sia, diciamo, nel mondo reale che in quello virtuale, ci puoi fare un parallelismo meglio di chiunque altro tra le due attività. Assolutamente sì. Allora, nel mio caso, io ovviamente parlo sempre di FIFA, poi ogni gioco magari ha delle diversità. Io mi alleno circa 3-4 ore al giorno, poi dipende molto dalla situazione, quando c'è un torneo nelle vicinanze, un po' di più, quando non ci sono tornei, un po' di meno. Diciamo che più o meno è simile alla realtà, al calcio reale, nel senso che comunque anche nel calcio reale magari sono quelle 3 ore, 4 ore, poi dipende dalla situazione. Giocare tante ore. Quindi parlo di 8-9 ore al giorno, non è assolutamente un allenamento, non esiste allenarsi così tanto, perché comunque per allenarsi bene bisogna essere concentrati, più si va avanti, più si perde la concentrazione, perché è normale così. Quindi bisogna allenarsi giusto, mai esagerare, perché dopo, anzi, si peggiora, non diventa più un allenamento, ma addirittura si va a peggiorare. Quindi 3-4 ore al giorno vanno benissimo. E quindi tu segui anche una dieta, perché ti chiedo questa domanda, ma ti spiego anche la premessa. Ho partecipato una settimana fa ad un convegno che in realtà ho richiesto io al CONI di provare ad organizzare proprio su tutto il tema degli e-sport, e lì si è parlato di sport virtuali e si è posta molto l'attenzione all'attenzione in termini di preparazione fisica, di dieta adeguata. Di una preparazione non solo della mente ma anche del corpo. Tu immagino che farai anche attenzione a questo, ecco. Non sei, giusto per sfatare il mito, non sei il classico ragazzo che sta 20 ore attaccato ai videogame e non vede il mondo reale. No, assolutamente no. È importante avere un'alimentazione corretta per due semplici motivi. Il primo è quello proprio di stare bene, perché comunque quando vai a fare i tornei devi stare 5, 6, 7 ore seduto a un livello alto. Comunque le partite sono molto tese, difficili. E Certo. il secondo, comunque, ti aiuta anche a fare dei risultati migliori, perché magari stare bene fisicamente, essere concentrato e non avere problemi ti consente di avere dei risultati migliori. Quindi per queste due cose comunque ci sto attento. Poi ovvio che non è che faccio una dieta da sportivo che fa bodybuilder o altro, però nel senso cerco di starci attento, cerco di mangiare bene in modo, ecco, in modo salutare, normale. Sì, non ti ingozzi di patatine davanti al PC, tanto per dircela, ecco. Esatto. Una volta ogni tanto, dai, ci sta. Vabbè, ogni tanto lo facciamo Ogni tutti. tanto lo fanno anche gli sportivi che fanno altro. Immagino di sì. Tu avrai anche un allenatore, no? Che ti segue. Immagino che comunque sei arrivato ad un livello di un certo tipo, quindi avrai delle persone, un team che ti segue, ti accompagna, ti supporta anche nel fronte delle strategie. Anche questo lato, forse quello di cui io ho parlato di meno con gli altri pro player che ho intervistato. Tu su questo ci puoi un po' raccontare che tipo di rapporto si è anche creato tra di voi? Immagino un bel rapporto forte di squadra. Sì, diciamo che io ormai sono 5 anni che faccio parte dello stesso team. Nell'eSports non è facilissimo, io faccio parte del team Makers, come si può leggere dalla Sì. maglia. E sì, si è creato sicuramente un rapporto bellissimo, perché sono stato il primo giocatore di questa squadra. Poi
e quindi sono il primo ed è nato un rapporto importante. Dal punto di vista di aiuto, sicuramente è fondamentale avere un team dietro, perché ti aiuta a livello di gioco. Infatti sono stato in Gaming House pochi giorni fa per allenarmi, per migliorarmi, perché comunque la Gaming House è una casa dove magari si chiamano anche gli altri giocatori del nostro team e ci si può confrontare sul gioco, ci si può allenare insieme, e questo ci consente di migliorarci nel gioco e di migliorarci anche come persone, perché ho conosciuto tantissime persone che non avevo mai visto dal vivo, e questo è importante perché è una cosa dei videogiochi. La cosa più bella dei videogiochi è incontrare persone, conoscere e visitare luoghi. Quindi è bellissima questa cosa, secondo me poter viaggiare per i videogiochi, per la cosa che ti piace fare, è stupendo. Però è bello che tu le evidenzi, perché solitamente, soprattutto il mondo dei grandi che non conosce, grandi molto più grandi di me, penso insomma alle persone che hanno intorno ai 50-60 anni, che non conoscono bene questo tipo di mondo, tutto si aspettano tranne che sentir dire che la cosa più bella dei videogame è che fai community, conosci persone, crei rapporti, perché l'idea è un po' che un ragazzo si isoli nella sua stanza e giochi un sacco di ore senza un minimo di, diciamo, di controllo. Invece tu ne stai parlando in maniera diametralmente opposta. No, è bellissimo. Per esempio, sono stato in Gaming House, ho conosciuto un ragazzo che conoscevo solo tramite chat, no? E l'ho visto dal vivo, è bellissimo, perché... Esatto, dai un volto a questo ragazzo, mio compagno di squadra, però il bello è che poi dopo ci interagisci, ci parli e conosci poi anche altre persone estere, quindi è bello anche capire. Quindi impari le lingue anche, immagino. Esatto, impari le lingue, e sicuramente il fatto di poter viaggiare e conoscere persone che poi fanno il tuo stesso lavoro è bellissimo, perché poi si parla di quello, si parla di altro. Credo che sia veramente una delle cose più belle per quanto riguarda l'esports. Senti, ma com'è che si passa dal divano a diventare un professionista, no? Perché poi il passaggio sembra piccolo, ma immagino che non lo sia per niente. Cioè, quando è che tu hai scoperto di avere questa passione e si è trasformata poi effettivamente in una professione? Sì, diciamo che allora, dal mio punto di vista, sono stato tra virgolette uno dei primi, perché ho 25 anni, non sono grandissimo di età, però sono uno forse dei più vecchi a livello dei ragazzi che giocano. Io ho iniziato un po' per caso, perché io gioco da quando ho 4 anni, proprio la Play è stato sempre uno dei miei hobby preferiti, mi piaceva sempre giocare. Giocavi a PES all'epoca. Esatto, prima giocavo a PES, poi mi sono cambiato, ho cambiato un po' il mio stile e sono passato su FIFA. E, io ho iniziato un po', diciamo, per caso, nel senso che ho giocato sempre per hobby. Poi a un certo punto, verso quando avevo 15-16 anni, ho provato a fare un po' di competizioni, no? Online, quindi da casa, un po' di tornei. Ho detto, a me piace, voglio competere, voglio misurarmi con gli altri e capire se effettivamente valgo o non sono abbastanza bravo. E vedevo che comunque riuscivo a vincere, a volte vincevo, a volte perdevo, però mi piaceva questa sorta di competizione virtuale. Detto ciò, a FIFA 17, quindi ormai 5 anni fa, sono riuscito a qualificarmi al torneo di Madrid, è stato primo torneo europeo su foot, e sono riuscito a vincerlo. Quindi da lì è nato tutto, è stata un'esplosione, poi è nato il mio lavoro, adesso diciamo che è tutto più amplificato, perché tantissimi italiani giocano, tanti sanno già il percorso che vogliono intraprendere. Prima era un po', diciamo, più fumoso, sì. Esatto, più fumoso, gioco perché mi piace, ma non è che c'era un vero e proprio lavoro. Adesso c'è un vero e proprio lavoro, perché se sei molto bravo, i soldi che si possono vincere sono tanti, e quindi magari ci si butta più gente. Certo. Senti, però in Italia gli esports, diciamo, sono da una parte del paese, chiaramente da chi gioca, sono visti come una grandissima opportunità. C'è un'altra parte del paese che ancora vede con un po' di rigidità, ma immagino che ti sia capitato, forse più negli ambienti che frequento io rispetto a quelli che frequenti tu, un po' di rigidità verso in generale gli sport, diciamo, virtuali, digitali. Tu a queste persone che cosa ti senti di dire, no? In termini, cioè, se dovessi mandargli un messaggio rispetto al fatto che, come dici tu sei un atleta e la tua è una professione effettiva, non lo so, gli sentiresti di dire dovreste riconoscerla perché c'è una grande opportunità, c'è un patrimonio, cioè, dimmi tu che cosa... Ah, sicuramente c'è un patrimonio, c'è un giro d'affari, comunque dà lavoro a tante persone, quindi questo credo che sia importante. Dall'altro credo che sia comunque una novità, perché è vero che ormai io lo faccio da 5 anni, però per persone magari un po' più grandi capisco che sia ancora un po' difficile capire come apprendere questo, però credo che con il tempo si risolverà. Credo che tutte le novità portano sempre un po' di pareri discordanti, però con il tempo
credo che ci sarà poi una, diciamo, liberazione di questo esports e prenderà il sopravvento e diventerà una cosa mainstream, un po' lo vedranno un po' tutte le persone, anche magari quelli che prima erano più scettici. Certo. E senti, come vorresti che fosse affrontata la regolamentazione qualora si dovesse riuscire ad affrontarla, no, degli esports? Io vorrei un punto di vista di chi non la segue dai canali, diciamo, istituzionali, ma da giocatore. Che cosa ti sentiresti di chiedere rispetto a un riconoscimento dell'esports come sport, o come, insomma, dimmi tu. Sì, diciamo che se ci sarà questa situazione, cioè questa regolamentazione, noi saremo molto contenti, perché comunque essere riconosciuti anche a livello sportivo o sportivo fa sì che questo settore cresca sempre di più, perché in questo momento ancora non si sa bene cosa fai, non sai nemmeno cosa dire, nel senso, quando mi chiedono cosa fai, io come lo spiego, perché non è semplice. Quindi se un giorno ci sarà questa possibilità di essere riconosciuti, puoi tranquillamente dire faccio il professionista, sono un giocatore sportivo. Questo credo che sia importante. Spero che prima o poi questo accadrà. Non so se sarò vecchio o no. Speriamo assolutamente di no. Senti, ho visto in una tua intervista che giustamente hai fatto una distinzione tra te, che sei un pro player professionista, e altri ragazzi che invece fanno anche gli streamer, quindi commentano, no? Sono due tipi di attività diverse. Questo apre un po' la porta al fronte dei nuovi mestieri. Anche qui, cioè, c'è un mondo che in questo paese forse è ancora poco noto, ma che invece meriterebbe di essere approfondito. Tu, a differenza dei ragazzi che giocano il videogame e dall'altro lato commentano tutte le partite, tu giochi e basta, e la gente viene a vederti quando giochi? Allora, faccio entrambe le cose, quindi posso spiegarti bene qual è la differenza. Esatto. Vai. Allora, gli streamer sono persone che giocano e intrattengono, un po' come la televisione, sarebbe veramente la stessa cosa della televisione, quindi il loro intento è trasmettere alle persone la partita, commentandola sopra e divertendosi assieme. Mentre un pro player gioca per vincere, quindi gioca per competere, quindi fa i tornei, mentre lo streamer gioca non per vincere, ovviamente poi se vince è meglio, ma per loro l'importante è poter trasmettere una partita, giocare, divertirsi insieme, ma non è importante fare il risultato. Per un pro player magari il risultato è più importante, perché comunque hai una squadra che dietro ti sta appresso proprio per poter competere e per poter vincere dei tornei. Quindi sono un po' come il calciatore e come l'attore, sono due cose diverse, che però possono andare insieme, perché su Twitch ci sono tantissimi streamer, tantissimi pro player che streamano lo stesso gioco, chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro, però ci sono tante diversità, ecco. Certo, però chiaro che spiegarlo ad un mondo che ancora non lo concepisce, però riesce a permetterci di capire anche che ci sono delle differenze tra i due mondi. Quindi tu sei un calciatore di fatto. Sì, diciamo di sì. Faccio il calciatore virtuale, però faccio anche lo streamer, quindi cerco di equilibrare entrambe le cose. Non è semplice, perché comunque giocare in live davanti a tante persone non è uguale a stare senza la live, allenarsi. Però credo che sia importante anche crearsi un personaggio in questo mondo, quindi portare avanti quello che è lo streaming e farsi conoscere da più persone possibili, ti può aprire diverse situazioni comunque che ti possono aiutare anche a livello di lavoro, no? Ma tu sei più o meno noto di un calciatore che gioca, diciamo, il calcio tradizionale? No, non sono a livello, però magari chi gioca a FIFA mi conosce, ecco, dai. No, dai, sei abbastanza famoso. Però chiaro, magari per strada, ne parlavo con Romiti la prima volta che l'ho intervistato, gli ho chiesto, ma per strada la gente in Italia ti riconosce? Perché invece magari all'estero ti fermano, ma qui in Italia, a parte che chi è interessato, gli altri neanche sanno che tu sei un campione, un po' il paradosso della situazione. Immagino che capiti anche a te una cosa simile. Sì, è più o meno la stessa cosa, nel senso, c'è chi gioca a FIFA mi riconosce, chi non gioca non sa nulla. Per esempio, mi è successo l'altro giorno, stavo qui vicino a casa e stavo con la mascherina e ho visto un ragazzo che mi guardava, mi ha guardato tipo 5 secondi e ho capito che mi aveva riconosciuto, però poi non mi ha fermato. Poi mi ha scritto due giorni dopo su Instagram. Magari tu, hai detto sì, ero io. Ma fa, no, non t'ho fermato. Quindi sì, diciamo che comunque ogni tanto capita, mi fa anche piacere effettivamente. Chi gioca più o meno, sicuramente qualcuno mi conoscerà, qualcuno meno, però il mondo FIFA è questo, insomma. Ci sono tante persone che giocano, soprattutto in Italia, quindi
è molto Beh, però è chiaro riconosciuta. che piano piano sta emergendo, quindi pian piano che emerge, chiaramente la popolarità aumenta. Senti, Sicuramente. un altro tema quando si affronta il discorso degli e-sports, degli sport virtuali, io l'ho sentito fare principalmente in quella sede al CONI del convegno, una richiesta di attenzione verso l'inclusività. Tutti in quella sede hanno sottolineato lo sport inclusione, in particolare per chi ha delle abilità differenti, quindi a chi per esempio è disabile, se lo sport tradizionale gli permette di essere tirato fuori casa e quindi di diventare parte di una comunità e vedersi incluso. Dall'altro lato il rischio è che invece con gli esports questo non avvenga. Tu invece ci hai detto l'esatto opposto, Ma praticamente. non sono così d'accordo, nel senso che io credo che l'esports invece sia aggregazione. Ho conosciuto tantissime persone che non avrei mai conosciuto se non fosse che ho giocato tanti anni a FIFA. Credo che sia possibile diventare un pro anche magari nel calcio come in tanti sport, avere la fisicità, avere un fisico prorompente ti può aiutare, no, a diventare un campione. Qui se sei alto, se sei basso, hai tante possibilità Concordo. comunque, se sei donna, cioè possono giocare veramente tutti. Quindi credo che questo sia importante, tutti possono giocare, anche se hai un handicap puoi giocare. E credo che sia importante perché ho conosciuto tante persone che avevano un handicap, che hanno giocato a FIFA e hanno conosciuto altre persone con handicap e si sono riuniti. Quindi è bello anche perché puoi conoscere persone nuove. Secondo me la parte socialità esiste sull'esport e ci sarà sempre, anche perché poi con diciamo le nuove generazioni, con le nuove PlayStation puoi parlare, quindi puoi stare sempre in contatto con le persone e credo che questo sia il futuro. Credo che Effettivamente io anche lì ho detto, il paradosso è che per chi è disabile addirittura può superare ancora di più le bar proprie barriere architettoniche, no? Penso a chi non riesce neanche ad uscire di casa perché ci sono dei casi di chi ha una disabilità veramente gravissima, ma se puoi giocare direttamente da casa, come dicevi tu, collegato col microfono, puoi sentire una community, di fatto sei molto più incluso rispetto invece ad un altro tipo di attività. esattamente, è quello che intendevo. Credo che questo sia importante anche per una persona che magari non può uscire. Comunque Certo. sentirsi amato, tra virgolette, poi parlare, credo che sia importante da questo punto di vista. Certo. Sai che io in quella sede ho anche detto che a me piacerebbe, poi ho partecipato anch'io a questo convegno, quindi ho raccontato un po' il mondo che ho visto, questa grande community che ho imparato a conoscere e che mi aspettavo meno affiatata, devo essere onesta anche con chi ci sta seguendo. Devo dire che all'inizio pensavo, no, vabbè, ma probabilmente c'è un minimo di isolamento, invece è tutt'altro, cioè un mondo di unione incredibile. E gli ho detto che a me piacerebbe effettivamente che arrivassimo un giorno ad avere un paese nel quale, anche nei piccoli paesini, accanto al campo di beach volley o a quello di calcetto, le associazioni ti potessero offrire anche lo spazio nel quale giocare agli esports. Sarebbe una cosa carina che li metterebbe sullo stesso piano e riuscirebbe a superare anche le possibilità di chi effettivamente magari non si può, che so io, per difficoltà economiche, riuscire a comprare anche una stazione sulla quale giocare, penso che sarebbe molto molto bello. Secondo te ci arriveremo mai? Tu hai mai Spero di pensato a una sì, cosa del genere? ma io lo spero perché, come ripeto, io ho iniziato praticamente dal nulla, quindi già dopo 5 anni posso dire che qualcosa è cambiato in positivo. Io spero e credo che nel futuro, non so quanti anni, si migliorerà sempre di più. Quello che hai detto sarebbe un sogno, sinceramente sarebbe veramente bellissimo. Spero che prima o poi in Italia si faccia questo passo in avanti, perché sarebbe veramente una roba importante per il settore. E quanto conta secondo te il fatto di essere seguito da un coach in questo tipo di attività? Perché chiaramente se uno fa il fai da te, diciamo difficilmente forse riesce a raggiungere, io parlo da neofita e dei Sì. risultati incredibili. Immagino che avere un professionista, anche qui è un'altra nuova professione, un professionista che ti affianchi, ti alleni, ti supporti nel creare la strategia sia fondamentale. Quindi forse anche un'attività di coaching verso i ragazzi sarebbe importante per riuscire a canalizzare tutte le energie positive ed evitare un po' che ci sia una dispersione, magari in termini di potenzialità di ore di gioco. Sì, assolutamente importante. Il coaching poi dipende molto dal gioco. Ci sono giochi dove si gioca singolarmente e giochi dove si gioca di squadra, quindi magari nel gioco di squadra è ancora più importante. Però come nella realtà, come nello sport reale, avere un coach che ti può dare qualcosa in più, che ti fa rendere di più,
è importante per appunto fare un torneo al top, perché comunque il coach ti aiuta sia a livello di gioco sia anche a livello mentale, ti dà una mano, cerca di confortarti, quindi diciamo che è importantissimo avere il coach. Per esempio, come ho detto prima, sono stato in Gaming House, dove sono stato insieme ai miei compagni di squadra, insieme al coach che ci ha riuniti per allenarci in vista del playoff che ci sarà a luglio. Avremo un torneo molto importante, poi ci riandremo in Gaming House, quindi è importante avere comunque un coach che ti può aiutare e ti può migliorare dal punto di vista sportivo. Secondo te la scuola potrebbe anche aiutare a vedere il mondo dei videogiochi in una maniera differente, anche in termini di approccio culturale, no? Provassero forse, questa è un'idea che mi sono fatta io, che ormai esprimo anche abbastanza in libertà rispetto ad una timidezza iniziale, forse provare ad utilizzare anche i videogame all'interno delle scuole in un'ottica però educativa, per insegnare, ma magari anche il coding, io forse mi lancio troppo in là, però potrebbe essere utile forse anche questo passaggio per riuscire a fare quello switch culturale che serve. Tu cosa ne pensi? Sì, su questo? Io penso che sia una cosa che potrebbe essere molto interessante, potrebbe far crescere il settore, potrebbe soprattutto far capire alle persone, ai ragazzi, come intraprendere questo percorso bene, però. Perché bisogna anche capire che è un percorso difficile, è un percorso che non deve isolare, quindi giocare 10 ore al giorno non è utile, non fa bene, non è utile, ma scindere questa cosa e capire che si può giocare, si può studiare e ci si può allenare in un altro sport tranquillamente e puoi fare tutte e tre le cose bene. Quindi è importante però sapere questo, e a scuola sarebbe secondo me molto importante, perché comunque renderebbe i ragazzi più consci di quello che stanno facendo. Certo, accanto alla scuola poi c'è sempre il tema della famiglia, la tua ti ha sostenuto, immagino, in questo tipo di percorso, perché difficilmente si riesce ad arrivare a dei livelli professionali come i tuoi senza avere una famiglia che ti sta dietro. Tu quando gli hai detto io voglio fare il pro player professionista, che ti ha detto tuo padre o tua madre? No, quello è stato il discorso, io non l'ho mai detto, perché il mio sogno è stato sempre quello di giocare, però quando ho iniziato io non c'era questo lavoro, tra virgolette, quindi non ho mai iniziato per diventare un professionista, giocavo perché mi piaceva. È successo, quindi forse da questo punto di vista è stato meglio per me, perché comunque non ho mai iniziato per diventare un professionista. A volte forse iniziare per provare a diventare un professionista è più difficile rispetto a quello che è successo a me. Sicuramente non ho avuto grandi intoppi a livello familiare, questo anche è un altro tema che non è facile da affrontare. Alcuni genitori magari sono un po' più diffidenti, ti fanno giocare meno, non ti fanno giocare, quindi è un tema un po' complicato, però nel mio caso sono stato fortunato, tra virgolette, che non ho avuto problemi con i miei genitori, ma soprattutto io ho giocato sempre per divertimento, per hobby, mai per farlo diventare un lavoro. Poi è nato tutto un po' per caso, ma da questo punto di vista forse è stato meglio per me. Ragazzi che ti seguono, perché sicuramente ci sono ragazzi che ti seguono con gran passione e ammirazione, che vorrebbero intraprendere la tua strada, tu giustamente hai detto io l'ho iniziata un po' per caso, anche perché all'epoca effettivamente non c'era una linea tracciata come oggi, e forse non c'era l'aspettativa così tanto strutturata di dire sto tot ore e poi divento un pro player. Tu però loro che cosa ti sentiresti di suggerire in un'ottica di... quasi, non dico quasi paternalistica, però dall'alto del tuo essere professionista, che tipo di percorso ti sentiresti di suggerire loro? Allora, la cosa che volevo un attimo dire è che quando si parla di epoca, si parla di 5 anni fa, quindi questo mi fa ben sperare, perché comunque si parla di 5 anni fa che non c'era praticamente nulla. Dopo 5 anni siamo qui a parlare di una cosa che non esisteva. Sì. Quindi vuol dire che nell'arco magari di tra 10 anni ci saranno altre 1000 cose diverse, no? Quindi da questo punto di vista questo mi fa ben sperare. Per quanto riguarda la domanda, credo che per tutte le persone che me lo chiedono, sono in tantissimi ragazzi che mi chiedono come faccio, come non faccio, io quello che dico sempre, ragazzi, vi dovete divertire, divertitevi, che è la cosa più importante. Poi, se sarete in grado e avrete l'abilità, perché alla fine tanti giocano ma in pochi riescono a farlo diventare un lavoro, lo scoprirete con il tempo, ma l'importante è che vi divertiate a giocare. Poi se sarete abbastanza bravi in gamba riuscirete magari a diventare dei professionisti, ma l'importante è sempre quello, il divertimento, perché è inutile iniziare a giocare per voglio diventare un professionista, perché è l'approccio, secondo me è un approccio negativo. Bisogna iniziare perché vi piace, poi se un giorno lo diventerete meglio, se no sì, bisogna seguire le proprie passioni, le proprie inclinazioni, poi se si riesce a farle fruttare effettivamente. Esatto.
Tra l'altro ci scrivono nella chat, ci scrivono una persona che fa il coach professionista e giustamente ci dice che non esiste una categoria partita IVA in cui identificarsi perché Esatto. non vengono riconosciute nemmeno dal CONI, quindi anche a te mi verrebbe da porre questa domanda. Quando vai dal commercialista, che gli Sì, dici, no? infatti è complicato, proprio per quello che ho detto prima, cercare di trovare una soluzione da questo punto di vista sarebbe importante perché, come ho detto, non so neanche cosa dire quando mi chiedono cosa fai, cioè spiegarlo anche, no? Un commercialista, una persona magari un po' più grande che non sa bene, Certo. magari un ragazzo posso spiegarlo perché magari capiscono, comunque sono più o meno capiscono com'è la situazione, magari una persona un po' più grande è difficile, quindi spero che prima o poi si riuscirà a trovare una soluzione. Tu pensa che dal fatto che abbiamo aperto questo, che io ho aperto questo canale Twitch, ho iniziato a fare queste dirette, in Parlamento si è aperto in commissione lavoro un'indagine conoscitiva, insomma, uno strumento che usano in Parlamento, per fare audizioni proprio sui content creator e stanno tentando di capire che cosa manca a livello legislativo e come andare a parare a livello giuridico, quindi in termini di norme, sia per riuscire ad evitare, quando vai dal commercialista, di dire non so quale sia la casella da flaggare per riuscire a fare giustamente quello che faccio e riuscire a pagarne le tasse, che dall'altro lato per avere un riconoscimento. Però pensa quanto cresce velocemente anche il dibattito sui temi quando si inizia a parlarne e si dà attenzione, per cui anche a questo coach dico, persino in Parlamento si è aperto il dibattito e le audizioni si stanno facendo e sono stati anche ascoltati alcuni dei creator che ho sentito qui nelle mie live, per cui cioè, secondo me è un buon passo. Ora anche col CONI si sta iniziando a lavorare, il punto è sempre riuscire poi a mantenere quel confine che sia quello corretto per evitare di poi fare un riconoscimento che non sia quello più giusto rispetto al tipo di natura. Perché un po' lo sbaglio è dire gli e-sport sono identici allo sport, copiamo e incolliamo il sistema uno sopra l'altro e proviamo a trasferirlo, ma temo che non sia assolutamente la stessa cosa e che No, all'estero non funzioni. assolutamente. Quindi Assolutamente, è una cosa a parte che va vista come una cosa a parte, quindi bisogna trovare le giuste legislazioni e le giuste regole. Quindi sì, certo. però già che se ne parla comunque è una roba molto importante, secondo me. E sai che comunque, sì, effettivamente se ne è cominciato a parlare perché abbiamo acceso un faro di attenzione, devo dire che effettivamente si è alzata. Poi parlando, si solleva il fumo e questo è un evento positivo, chiaramente. Tu però, nel tuo percorso, che tipo di difficoltà hai incontrato invece, diciamo, in un'Italia da quando sei partito ad oggi, che è molto cambiata in termini di e-sport? Cioè, secondo te c'è il supporto giusto, indipendentemente dal fatto che il piano giuridico non riconosca, la legge non riconosca ancora effettivamente la professione, però hai trovato più barriere, più ostacoli, o anche qualche punto di spinta e di possibilità per riuscire a passare di livelli? Allora, diciamo che all'inizio c'erano un po' di barriere, perché comunque vuoi o non vuoi l'Italia a livello di esports sta indietro rispetto ad altri paesi come Francia, Germania, America, Giappone, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio un po' di barriere, ma parlo proprio dell'inizio, quando ho iniziato, che come ho detto, alla fine sono 5, 6, 7 anni fa, a livello esportivo. Però con il tempo vedo che comunque queste barriere ci sono ancora, ma sono meno. Quindi è per quello che sono comunque contento di continuare questo percorso, perché vedo che comunque con il tempo l'Italia anche si sta evolvendo, si sta migliorando da questo punto di vista, e il settore esports credo che crescerà ancora tantissimo fino a quando ci sarà veramente una consacrazione, no? Quando arriverà nel momento in cui si dirà ok, lui è un giocatore professionista, si può tranquillamente definire un giocatore Certo. professionista e prima o poi succederà, credo, e spero. Ma sicuramente sì, a un certo punto succederà sicuramente. Nel momento in cui la gente ti fermerà per strada, veramente come anche se hanno il dubbio che sia tu ti fermeranno. E, senti, ma tu hai mai pensato di fare questa attività a questo punto perché lo è diventata per tutta la vita oppure la vivi con passione tutti i giorni dicendo boh, poi si vedrà che cosa succederà più avanti? Perché comunque sei giovane, tu hai detto so grande, ma 25 anni sei parecchio giovane ancora. Allora, questa attività la farò fino a quando riuscirò comunque a essere abbastanza competitivo, quindi a fare tornei, eccetera, eccetera. È un lavoro che non dura per sempre, un po' come il calciatore. Hai, che ne so, 15-20 anni in questo caso, non lo so ancora perché effettivamente, come ho detto prima, ho 25 anni, sì, effettivamente sono giovane, però a livello di Sì. esports.
rispetto ad altri sono vecchio, tra virgolette, magari c'è gente che ha 19, 20 anni, quindi non lo so fin quando riuscirò a giocare ad alto livello, perché il mio obiettivo è quello di riuscire a giocare e riuscire a far bene per fino ai 30 anni, credo, poi magari riuscirò a giocare fino a 35, magari no, però quello, il mio obiettivo è quello di poter comunque rimanere in questo ambito dopo, magari dopo gli sports, quindi il tempo che poi magari non riuscirò più a competere perché non sarò più in grado, eccetera, eccetera, magari rimanere nel settore, rimanere a fare tutto ciò, quindi coach o comunque rimanere nella società Makers. Certo, comunque l'età media è effettivamente bassa, perché se mi dici 18-19 anni vuol dire che poi in termini di immagino di elasticità mentale, se devi fare giochi di strategia, sono più sei giovane, chiaramente più sei... Assolutamente, è importante perché comunque un conto è avere 16 anni, nel nostro ambito i tornei si possono iniziare a fare a 16 anni, un conto è averne 30, puoi anche essere bravo, però il pensiero che hai a 30 anni non è quello che hai quando hai 16-17-18 anni. Però non nulla toglie che può essere che tra 5 anni sono ancora qui a giocare a livello competitivo, vedremo, lo spero. No, te lo auguro, anche perché è sconfortante pensare che sì, un sedicenne ha un pensiero laterale che è 3 volte magari più sviluppato di quando si ha 30 anni. No dai, no, speriamo di no, speriamo di no. No, ma io ci scherzo sopra perché sono un attimo sopra già il tuo limite, il limite che tu hai messo di 30, io sono un attimo più sopra, quindi mi spaventa non poco questo tetto. Va bene, io ti ho rubato un bel po' di tempo e visto che poi abbiamo iniziato in ritardo, mi scuso anche con chi ci ha seguito, ma c'era una riunione politica prima che chiaramente aveva un'importanza tale per cui non ero nelle condizioni di potermi staccare. Tu che suggerimento ti sentiresti di dare, qui non ai ragazzi ma proprio alla politica che in questo momento deve gestire un po' tutto il futuro del paese, no? Si parla tanto di Next Generation, di tutte gli investimenti che si fanno in banda larga, in edilizia scolastica, in sistemi di formazione, politiche attive del lavoro, però dal tuo punto di vista, per quello che fai tu, che cosa ti sentiresti di dire alla politica di fare attenzione, anche in termini a me come ministro delle politiche giovanili, in un'ottica proprio di sensibilizzazione verso le aspettative dei ragazzi di questo paese? Quello che hai detto prima secondo me è veramente un punto importante, ovvero quello di sensibilizzare nelle scuole, dare la possibilità ai ragazzi di avere dei percorsi, di capire quello che è il settore e-sports, perché secondo me alcune volte non si sa bene effettivamente quello che è il percorso, no? Quindi magari la gente brancola un po' nel vuoto. Avere la possibilità di avere magari veramente mezz'ora, un'ora, dove ci sono persone che spiegano come funziona, avere la possibilità di dare tante informazioni ai ragazzi, può far crescere il mondo e può far capire a tante persone qual è il percorso, e credo che sia importante sia per il settore e-sports sia per l'Italia in generale, che magari può avere diverse necessità, no? Ah, per una volta potremmo essere all'avanguardia su qualcosa, quantomeno. Va bene, io ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao. Ciao, ciao a tutti.